Pronto? Imbecilli! Il capo! Vi sto monitorando da giorni. Ma noi veramente... Davvero. Per qualche ragione imperscrutabile, questi messaggi sono effettivamente destinati a voi. Ma non avete posto nessuna attenzione, avete lasciato segni dappertutto. Questo era sulla tua scrivania. Sei sempre il solito genio. Le ho messe tra le foto di mia suocera. Non pensavo che qualcuno avrebbe mai avuto il coraggio di frugare di mezzo. Avete preso la macchina spazio-temporale aziendale? Senza il tagliando. Era ovvio che sareste finiti lì. Comunque il mistero sta prendendo una piega troppo grossa per due cretini come voi. Ho deciso di affiancarvi una guida. Il miglior agente spazio-temporale sul mercato. Persona affidabile, seria, competente, pieno di risorse. Ma costava un botto. Quindi dovrete accontentarvi di Pablo. Sarà il tuo modo per redimerti e farti perdonare quello che tu ben sai. Passa e chiudo. Quindi tu che fai il guru, eh? Il momento quotidiano di catarsi. Lo schiaffo facile. Anche tu però, eh? Te le cerchi. Dico, cosa mai hai combinato tu? Beh, io... ero giovane. Pablo, non lasciarmi! Ti prego, non amarmi! Maledetti piccioni, avete finito di scacazzare sulla mia biancheria. Quindi è colpa tua. Sì. Quindi è colpa tua che i piccioni hanno continuato a scacazzare sulla biancheria, eh?